Vi abbiamo convocati oggi perché c'è stato un problema non banale all'acquedotto di Vicenza. Nella giornata di giovedì pomeriggio, analisi fatte dall'ULS di Vicenza di concerto con ARPAD analisi fatte appunto dall'ULS di Vicenza di concerto con ARPAD hanno segnalato una presenza di cloruro di vinile monomero in uscita dalla centrale di Bertesina, rilevandone un valore di 1,1 microgrammi per litro. Nelle tabelle di potabilità dell'acqua l'indice per legge è 0,5 microgrammi per litro. Per la verità, nello stesso momento è 0,5 microgrammi per suo attaccato. Nella verità, nello stesso giorno, l'ULS e ARPAD avevano anche fatto due campioni in via Zamenhof e in via 4 novembre, che hanno dato esiti negativi. Loro vedono da questa tabella la situazione, dunque i pozzi poi integreranno acque vicentine che sono qui, i pozzi a Vicenza sono 4 dove si emunge l'acqua ed esattamente il pozzo di Bertesina che è la zona verde, che è questa zona verde, il pozzo di Bertesina serve questa zona, poi l'andremo a guardare meglio. Queste sono le strade e queste qui sono le tubazioni. Sì, sono sì, quindi questa è una roba dell'acqua ovviamente. Quindi coinvolge una parte, vedete, di San Pio X, questa parte qui è però una parte, questa parte qui più nuova, insomma questa qui, questa è la parte di Bertesinella, così Cavalbi, dove Cavalbi sarà questa immagine. Beh, lo indichi leggere perché non conosco queste carte. Ecco, Cavalbi, Bertesinella, Bertesina, dov'è Bertesina? Bertesina è là, Bertesinella, Bertesina. Però poi si va fuori e si va in comune di Quinto Vicentino, sarebbe il villaggio Montegrappa, sì, per frazione villaggio Montegrappa del comune di Quinto, in comune di Torri sì. È nel quartiere Montesanto, è la zona destra Tesina, in zona Marola, e poi i quartieri Pini, quartiere Casoni, in zona Torri. Tutta la zona comunque destra Tesina, quindi verso Vicenza. Ok, ancora c'è una piccola quota anche in comune di Bolzano Vicentino, frazione di Lisiera. Questa è la parte, diciamo, che normalmente riceve acqua dalla centrale del pozzo di Bertesina. Allora, fermiamoci un attimo. Cos'è questo cloruro di vinile monossido? Monomero, scusate. È una sostanza cancerogena e con oggetto di studio soprattutto per le conseguenze sui lavoratori esposti all'inalazione di questa sostanza. È un gas. Che è un gas, quindi molto volatile, diciamo. Da che cosa può venire questo inquinamento? È probabile
dicono, hanno detto a noi sindaci e tecnici, che questo cloruro di vinile monomero sia una probabile degradazione del percloroetilene, che è un inquinante proveniente da scarichi degli anni 60 di industrie tessili e meccaniche dell'Alto Vicentino. Questa è l'ipotesi plausibile. Il cloruro di vinile monomero è una degradazione del percloroetilene, che è un inquinante proveniente, come ipotesi plausibile, da scarichi degli anni 60 di industrie tessili e meccaniche dell'Alto Vicentino. La degradazione dal percloroetilene al cloruro di vinile è una degradazione che avviene in tempi molto lunghi e in falde profonde, diciamo, prive di ossigeno. Questo è il dato di fatto che è emerso giovedì. Quindi potrebbe essere che andiamo a prima guarda, andando a nord? Io non so rispondere a queste domande, rispondo alle domande relative all'acquedotto interessato. Allora, noi siamo stati informati e che cosa è successo, informati giovedì notte, diciamo, che cosa è successo giovedì? Giovedì immediatamente Acque Vicentine è stata, che è il gestore, è stato informato da UNS. Che cosa ha fatto Acque Vicentine? Acque Vicentine ha immediatamente ridotto, fino a toglierlo durante la notte tra giovedì e venerdì, il pozzo di Bertesina, utilizzando la fornitura del pozzo di Bedin, quello rosa, utilizzando questo pozzo per dare acqua anche alla zona verde. Però un conto è durante la notte, poi vedrete voi, un conto era durante il giorno, però sono riusciti a partire dalle ore 14 di ieri a servire questa parte dell'acquedotto dei nostri 3-4 comuni, di servirli comunque dal pozzo di Bedin. Il che vuol dire, infatti ieri si è tenuta una riunione tecnica prima di dare l'informazione formale sindaci, una lunga riunione tecnica in UNS, presente il tecnici di Acque Vicentine, del centro idrico di Nuovoledo, di ARPA, di UNS 6, servizio igiene, alimenti e nutrizione, e il servizio SIA, UNS 6, SIA, servizio igiene, alimenti e nutrizione, e anche alcuni tecnici del comune di Vicenza. Alla fine non è stata data ai sindaci la necessità di fare alcuna ordinanza né alcuna prescrizione nei confronti dei cittadini, per il semplice fatto che l'acqua che arriva qui non è più presa dal pozzo, diciamo, in questione. Gli altri pozzi non devono, no? Ovviamente la prima cosa che i sindaci hanno detto è dice sì, vabbè, ma e gli altri pozzi come sono? Perché ovviamente questo elemento rende non potabile l'acqua, questo è chiaro. Ecco. Grande preoccupazione, io francamente non so i miei colleghi, ma io non ho dormito bene stanotte perché le analisi sono state completate sugli altri pozzi questa mattina e sono completamente negative, cioè gli altri pozzi non hanno questo problema. Gli altri
gli altri tre pozzi che sono, se mai li volete dire, sono questo, abbiamo detto che è di Bellini. Che è tu? Zona Laghetto. Zona Laghetto. No, questo no, Bellini è zona Bellini, cioè, quindi è una laterale di Viale di Ragazzi 99. Ok, vedi, poi Laghetto, c'è cioè Laghetto, quartiere Laghetto e Viale Taito, che sono i pozzi in campo, pozzi Moracchino, Moracchino, che è nella parte qui, che è più importante, che è più importante, no? Che è più grosso. E poi c'è e il Pozzo Scaligeri, Pozzo Scaligeri, ecco, che comunque è fermo. Allora, provi, che cosa ha altresì fatto Acque Vicentine? Acque Vicentine ci ha informato che ha fatto delle immediate prove perché questa sostanza, attraverso un procedimento tecnicamente si dice di strippaggio, cioè una insufflazione d'aria nell'acqua, volatilizza questa sostanza, diciamo, e quindi riporta l'acqua a valori di piena potabilità. Hanno fatto una prova con questo meccanismo, questa prova ha dato esito positivo e entro, non so se domani, lunedì, il pozzo avrà queste piastre in grado di eliminare completamente il problema, quindi a quel punto il pozzo Bertesina Rosa, il pozzo verde potrebbe essere riutilizzato. Vedremo. I sindaci ieri hanno scritto una lettera al direttore generale di DUIS, perché a noi non è stata data nessuna prescrizione, però loro capiscono che noi, che siamo autorità sanitaria, ci siamo posti una domanda che ci farete fra un momento voi. Sì, vabbè, ho capito, da questo momento in poi, o meglio, dalle 14, anzi addirittura dalla sera. Possiamo ripetere quel passaggio per cortesia? È stato chiuso la sera stessa? Vi prego di rispondere. Noi abbiamo immediatamente ridotto al massimo l'area di copertura di Bertesi. Tra giovedì e venerdì. Durante la notte di giovedì abbiamo addirittura spento il pozzo. Mattino del venerdì però le condizioni di pressione della rete erano troppo basse, quindi l'abbiamo riattivato. Abbiamo fatto una serie di operazioni sulla rete, di chiusura delle valvole, di collegamento dei sistemi, in maniera tale che alle 14 di venerdì siamo riusciti di nuovo a spegnerlo completamente. E quindi con le pressioni giuste per cui sì, tutto ecco, l'acqua. Dico anche subito questo, che siccome il sistema è molto al limite appunto, nei picchi di consumo, per esempio sabato mattina o domenica mattina, potrebbero esserci dei leggeri carichi di pressione in alcune zone periferiche. Questo è. Deve essere tra, insomma, questo è il minimo rispetto al fatto di non poter usare l'acqua, chiaramente, di poter cominciare con 8 punti e quant'altro. Vi stavo dicendo che i sindaci hanno scritto una lettera ieri pomeriggio al direttore generale dell'URSS che dice: visto il verbale redatto in data odierna alle ore 16 sull'inquinamento da cloruro di vinile monomero dalla centrale di produzione acque di Bertesina per l'acquedotto, verbale redatto alla presenza di tecnici di Acque Vicentine, Centro Idrico di Mogoredo, ARPA, Bus 6, Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione, Comune di Vicenza, preso atto che nessuna prescrizione richiesta a noi sindaci, dopo gli interventi eseguiti sulla citata centrale di produzione di Bertesina, che è quello che vi abbiamo appena detto, i sottoscritti sindaci chiedono chiaramente in merito alla tossicità e agli effetti sulla salute umana dovuti alla ingestione di cloruro di vinile monomero per le concentrazioni rilevate nelle acque dall'URSS stessa. Questo per dare le doverose informazioni ai cittadini, in attesa di urgentissimo riscontro.
questo è quello che noi abbiamo scritto. Cioè, in altri termini, il fatto che quella parte di città arrivasse acqua con questo valore, con dei valori previsti a 0,5 microgrammi per litro massimo previsti dalla legge, e che invece sia arrivato 1, qualcosa, forse anche meno, perché poi la intubazione, eccetera. Allora, noi la risposta scritta non ce l'abbiamo, però siamo in grado di dare una risposta che verrà confermata con una risposta scritta, che ci pare giusto, insomma, essere chiari per quanto possiamo. Risposta che è stata data, è stata fornita dal dottor Foà Dario, del servizio di igiene alimenti nutrizionali. Allora, ci è stato fatto rilevare questo, che c'è una differenza tra l'indice di qualità dell'acqua fissato dalla legge e l'indice di tossicità. L'indice di qualità dell'acqua evidentemente è prescritta in 0,5 microgrammi. Però l'indice, diciamo, di tossicità, c'è una, ci sono delle tabelle, delle indicazioni legate, si chiama RFD, cioè stime di esposizione orale giornaliera per la popolazione umana, compresi i sottogruppi sensibili. I sottogruppi sensibili sono i cittadini che hanno salute, che è probabile che sia senza un notevole rischio, diciamo, di effetti avversi nel corso della vita. Quindi una dose di riferimento. Questa dose di riferimento è la seguente: assunzione massima 3 microgrammi, microgrammi, quindi sempre confrontabile con lo 0,5, 3 microgrammi per chilogrammo del peso della persona per giorno. Allora, pensando a una persona ad esempio di 70 kg, per capirci, allora parliamo di 3 microgrammi per 70 kg, fanno 210 microgrammi giorno. Se è un bambino, pesa meno di 70. Allora, qui abbiamo invece un'assunzione per litro, cioè uno beve un litro di acqua, doveva assumere al massimo per legge 0,5, può aver assunto 1,2, non so, cos'è 1,2, comunque cambia molto. E quindi, non so, uno ipotizza che se uno beve 3 litri d'acqua al giorno, voglio dire, siamo molto lontani da questi indici. Questo è il momento. Quindi, ora la situazione di città e il nostro comune è assolutamente nei limiti di legge. Non lo è stata, non lo è stata in quella parte di città. Però, voglio dire, non voglio nemmeno pensare per quello che ci è stato detto come sindaci, come responsabili della salute pubblica, siamo lontani da una situazione ovviamente di rischi sulla salute umana, della nostra popolazione umana, ma anche animale, eccetera. Ecco, questo è quello che è successo, questa è la situazione. Abbiamo ritenuto francamente, ve lo dico, sapete che io sono sempre molto sincero su queste questioni comunicative, ieri sera noi ci siamo trovati verso le 7, però non avevamo il dato delle altre centrali. E alla domanda, ma
le altre centrali come sono, noi ieri sera non avremmo potuto dare una risposta. E quindi abbiamo ritenuto di avere questo dato fondamentale, perché sarebbe cambiato immediatamente tutto se in questo momento non avessimo avuto gli altri pozzi in inopi, insomma, per la situazione. Ci sarebbe stato un momento di iniziare piuttosto facevamo vedere non serviva perché di fatto l'acqua messa in rete era acqua potabile. Cioè noi vado di no? Sì, sì, noi ieri sapevamo che questa parte qui era stata per... Però non conoscevate gli altri pozzi? No, la domanda del collega. No, già ieri, allora è qualcosa. Diciamo che conosco l'allarmismo generale su una operazione che sarebbe stato un allarmismo inutile. O meno, a fronte di queste situazioni, avevo detto quella notte, comunque, in ogni caso, giudicherete voi il nostro comportamento. Noi abbiamo comportamento. Cosa, che le due analisi fatte. Ah, sì, sì, al momento avevamo le due analisi di rete che erano. Sì. Quindi, con quella via l'acqua, sicuramente degli altri pozzi, e di conseguenza degli altri pozzi. Abbiamo fatto questa verifica, può avere la certezza matematica. Sì, sì, sì. Venerdì quella mezza giornata in cui ho detto un altro bravo pur sapendo che non era meglio l'idea era di riuscire a chiudere il prima possibile e evidentemente già il tempo smette di avvisare, a parte che poi queste decisioni appunto le prende l'uso sulla base delle evidenze che ci sono, anche il tempo di avvisare. Attenzione, attenzione perché le disposizioni vengono date da l'URSS. I sindaci dicono chiudete la pedotto, i sindaci fanno delle ordinanze sulla base delle prescrizioni dell'autorità. Una domanda, scusi, la chiedo a lei, ma forse alla USL chiesto. Ma certo, la periodicità dei controlli della USL su queste acque. Fanno questi controlli quotidianamente per capire da quanto tempo ci può essere stato il problema. Allora, questo tipo di sostanza quando ci sono tubazioni in PVC, perché infatti la norma fa riferimento alle tubazioni in PVC. Le tubazioni in PVC noi non utilizziamo, non sono state utilizzate e non le stiamo utilizzando. Tutto l'acquedotto di Vicenza è comune, con termine è in ghisa. E di conseguenza questo tipo di componente non viene verificato la presenza all'interno degli acquedotti appunto perché non essendo su tubazioni. E l'unità sanitaria locale che fa analisi come le facciamo noi, nel senso lui sì. Come gestore. Ma periodicamente le fa oppure casualmente? Le fa con una certa periodicità? No, assolutamente come facciamo noi con una certa periodicità, si fanno delle verifiche sui tipi di composizione di elementi che ci sono nelle acque, naturalmente sulla base di protocolli ben definiti. In questo caso hanno fatto la verifica di questo parametro ed è emerso che in questo momento c'era. Scusi, ragione. È l'ultima, quella precedente. Si può sapere magari avendo assunto un... cioè sapere quando è stato fatto l'ultimo rilievo. Allora, forse è meglio parlare di quali sono i controlli che abbiamo fatti ultimamente. Complessivamente sulle acque, perché evidentemente questo qui non è una componente che c'è nelle acque normalmente, no? Tant'è che appunto è una situazione assolutamente anomala e devo dire siamo riusciti anche, grazie a come ha fatto l'acquedotto, a risolvere i problemi in tempi rapidissimi perché. È una situazione che è appunto totalmente straordinaria. I protocolli sui controlli delle acque sono fatti con certi criteri che derivano da come sono fatte le falde, da come funzionano, da quali sono i sistemi di distribuzione. I protocolli sulle falde, perché pensiamo che l'ipotesi più plausibile sia che questo componente sia nella falda, perché non essendoci tubazioni, invece da lì non può arrivare, i protocolli sono fatti sulla base di quello che prevedono le norme e di quello che è la qualità degli acquiferi. La qualità degli acquiferi sono quello che monitoriamo costantemente con il centro di Vinovoleto e sulla base di questo si fanno i controlli. Tant'è che magari qui Lorenzo se vuoi dire qualcosa proprio sul tipo di sostanza, anche che tipo qual è la fonte da cui potrebbe arrivare, quindi anche le verifiche che adesso si andranno a fare su eventualmente da quanto tempo se c'era questa sostanza. Ecco, questo sarebbe interessante sapere. Non ci può rispondere in questo momento, ma sapere quando è stato fatto l'ultimo rilievo che potesse riscontrare questo tipo di problema. Allora, se posso aggiungere anche in risposta alla sua domanda, no? Cioè,
decreto, che è il decreto 31 del 2001, che fissa nei branchi chimici 28 composti o classi di composti. Per alcuni composti, in particolare il cloruro di vinile monomero, si fa riferimento ai materiali con cui può venire in contatto l'acqua, tant'è che il limite, questo limite 0,5, che come ha ben detto il sindaco, non è un limite che determina un rischio, il cui superamento determina un rischio per la salute, è un limite, diciamo, tecnologico, che deriva dalla possibilità che il PVC, di cui sono fatti i tubi, non è caso di licenza, ma in altri casi, il PVC può cedere cloruro di vinile monomero. La norma dice che se tu usi tubi in PVC non devi superare 0,5 microgrammi per litro. Questo è chiaro. Allora, il gestore dice io non uso PVC. Lui se sa che il gestore non usa PVC, licenza come Padova, come molti altri prodotti, e quindi non inserisce questo parametro nella panel. Sono 60-70 i parametri che vengono monitorati, anche, anzi moltissimi non contemplati dal decreto, no? Che cosa si inserisce nella lista dei parametri? Si inseriscono quei composti che verosimilmente non si aspetta magari di trovare. Per esempio, ne posso citare alcuni, il metilper butilettere, di cui magari qualcuno di voi non sa neanche di cosa si tratta, è un additivo usato per le benzine che non hanno più piombo tetraetile, hanno benzene e metilper butilettere. Non è nella lista dei parametri, noi lo cerchiamo da tempo perché riteniamo che i serbatoi della zona dell'alta pianura possano perdere questa sostanza. Ma se ne possono fare toluene, xilene, ci sono moltissime sostanze utilizzate che non sono nella lista e che noi ricerchiamo. E lo stesso Paluxe ha. Questo composto in particolare, questo forse è il fatto nuovo, sul quale adesso si è aperto uno studio, deriva dalla degradazione, in condizioni particolari come ha parlato il sindaco, di altri composti. È un metabolita, come si chiama tecnicamente. I tempi di produzione sono molto lunghi, non è presente, questo può sembrare strano, nei pozzi di Laghetto, Vedin, che sono a monte rispetto ai pozzi di Battesimo, è presente invece nei pozzi di Battesimo. Il motivo è perché l'acqua di Battesimo proviene da falde dove non c'è ossigeno. Quindi in falda, nel sottosuolo, avvengono delle reazioni chimiche che noi chiamiamo idrogenazione, per quello che posso dire, e cioè il perclorechilene subisce una trasformazione. Questo è il falde. Quella da cui pensavo. Era fatta a 180 metri di profondità. Ma sotto la terra? Sì, sì, certo. Quindi è una delle falde, anzi è la falda più profonda ed è la falda più protetta sulla verticale. Ovviamente tutte le falde sono esposte, ma questo è ovvio, al rischio di contaminazione dalla zona della ricarica della falda. Diceva prima il sindaco, i progenitori di questo composto sono questi solventi utilizzati nei decenni precedenti. È un uso ciclo solo per il gestore, ma anche per il contatto? No. Allora, questo composto, quello di Nicanor, è stato studiato lungamente per i lavoratori esposti, è un gas. Ecco, è un gas, vuole almeno 14 gradi, quindi se uno anche l'avesse in fase liquida, in questo vita noi evaporerebbe. E quindi i laboratori esposti a Marghera sono stati un centro di studio perché lavoravano proprio al ciclo, un certo tempo per l'arame, e questa... Dopo io vi lascio a tutti questi particolari tecnici, siccome sta arrivando l'ambasciatore delle isole Filippine in Italia per una visita ufficiale, mi sembra corretto che io non lo colga come devo, anche perché insomma rappresenta un popolo molto duramente colpito e provato. Volevo solo dire questo, noi gli abbiamo raccontato le cose, come sono state dette a noi, e ci siamo preoccupati di dare le informazioni che ci parevano basilari alla popolazione e che sono quelle che abbiamo detto. Però attenzione, i sindaci sono dalla parte dei cittadini e noi vorremmo capire bene da quanto tempo, come sono esattamente la questione anche delle falde, cioè adesso no, questo qui è un campanello d'allarme, se consentite, grave, noi vogliamo capire esattamente come sono le falde,
presumibilmente quando, come, cosa questo itinerante è arrivato nelle fasi di licenza, il periodo per cui un cittadino può aver bevuto effettivamente, chi di dovere ci deve dire, anche per mettere l'assoluta tranquillità ai cittadini, i primi dati che vi abbiamo dato sembrano assolutamente confortanti, però noi non siamo tecnici, non siamo medici, però siamo l'autorità sanitaria, l'autorità sanitaria si muove avendo le dovute informazioni. Non è che la questione finisce qua, la questione inizia qua, però è doveroso da parte nostra, come ripeto, non abbiamo nessuna prescrizione da fare ai cittadini, perché l'acqua in questo momento che i cittadini hanno nelle loro case è acqua assolutamente a posto. Questa è un po' la mia conclusione, poi magari ci si risentirà, anche perché noi a quella lettera non abbiamo ancora la risposta scritta, per carità. Abbiamo ascoltato e in questi momenti abbiamo in modo pressante chiesto subito alle università, dateci un primo parametro per parlare ai nostri concittadini. E il primo parametro che